inquadrato. Sì, ho fatto. Ci siamo. Parte. Teoria giusta. Sì, esatto. Vorrei un testimone che faccia vedere che sta filmando dritto. Va bene, dai, buonasera a tutti, grazie di essere venuti qua. Siamo a presentare un libro, diciamo, su un argomento che capita anche un po' a fagiolo in questo periodo, in questo momento un po' di, come dire, di incertezza che la gente sta iniziando ad avere verso questa Europa. Mi viene subito in mente la questione francese, delle proteste che ci sono state, diciamo comunque anti-europeiste, perché alla fine comunque tutte le motivazioni per cui le persone sono andate in strada sono meno o male legate comunque a tutto quello che l'Europa si sta imponendo e che i governanti stanno accettando. Sì. E intanto vabbè, facciamo le presentazioni, anche se comunque conoscete già benissimo tutti i nostri due relatori, Marco Mori, l'avvocato di Genova, autore del libro chiaramente, anche un europeista abbastanza convinto, filo convinto, e Filippo Burla di casa del Primato Nazionale. Io vorrei subito cominciare, insomma, diciamo, con la questione che interessa maggiormente, credo un po' tutti, insomma, quello che sta facendo questo governo adesso. Un governo che quando era in campagna elettorale prometteva di spaccare tutto e che invece adesso stiamo vedendo che invece si sta comportando in una maniera completamente diversa. E come la vedi? Come la vedi, Marco, questa cosa? Ma come la vedo? La vedo male, anzi malissimo. Oggi tra l'altro si è visto anche il disappunto del sottosegretario Luciano Barcaracciolo, che sostanzialmente ha fatto un paio di tweet di semiresa, cioè ha detto che se andranno avanti nella direzione presa ancora ieri dal Consiglio europeo, il video della fondamentalmente ci sarà ben poco da fare. Ieri tra l'altro è stata appunto una giornata importante, ma si è parlato di tutto tranne che del luogo in cui si stavano prendendo le decisioni importanti ancora una volta per il futuro dell'Europa, perché Conte era insieme agli altri ministri, capi di Stato europei al Consiglio europeo e lì si è dibattuto per procedere e proseguire nel disegno che porta inevitabilmente all'unione politica, cioè si è parlato di unione bancaria, di riforma del meccanismo europeo di stabilità che va verso la direzione di diventare un vero e proprio fondo monetario europeo, si è parlato di unione fiscale, quindi politiche poi di fatto comuni anche in questo frangente, e fissando tra l'altro la data per l'elaborazione poi nel dettaglio dei progetti per l'autunno del 2019, quindi dopo le elezioni europee. E si è parlato anche di lotta alla disinformazione che per Bruxelles deve essere intesa come tutti quei pensieri che sono contrari all'Unione Politica Europea, fissando oltretutto termine per il marzo, quindi due mesi prima delle elezioni europee, per valutare le proposte della Commissione al fine, secondo loro, di rendere le elezioni libere, ovvero di cancellare tutti i pensieri contrari alla rotta che hanno intrapreso. Contemporaneamente stiamo assistendo a una delle manovre più recessive della storia, almeno di quella più recente della nostra Repubblica, nemmeno Mario Monti si era mai avvicinato a livelli simili di austerità. La manovra, a mio avviso, va valutata assolutamente sui saldi finali. Non ha senso guardare il singolo provvedimento in un momento simile, quando il Paese viene da oltre 25 anni di avanzo primario, quindi 25 anni in cui costantemente si tassa più di quanto si spende, togliendoci soldi dalle nostre tasche. Già abbiamo troppa poca moneta circolante nell'economia, si continua a toglierla. Una manovra che fissa il deficit prima al 2,4, ora al 2,04,
tra l'altro mi sa molto di presa per i fondelli, perché è evidente che si scelgono dei numeri per far sì che qualche lettore meno attento neppure si accorga che il paese sia letteralmente inginocchiato a Bruxelles, ma comunque sia, anche fosse stato il 2,4, avremo in ogni caso una manovra estremamente recessiva, perché 2,4 di deficit non vuol dire che stanno buttando moneta nell'economia. In realtà dobbiamo considerare che l'Italia paga anche, e per il prossimo anno saremo intorno al 4% del PIL, interessi passivi sui titoli di Stato. Quindi in sostanza, siccome questo dato non tiene conto del costo degli interessi passivi sui titoli, fondamentalmente noi facciamo una manovra che avrà un avanzo che potremmo stimare in questo momento intorno all'1,6. Nell'ipotesi migliore o addirittura vicino al 2 nella peggiore, anche perché con l'incremento dello spread effettivamente potremmo essere anche un pochino più alti sul costo degli interessi passivi. Calcolate dall'1,5 al 2% sul prodotto interno lordo italiano e scoprirete che questa manovra ci toglie dalle tasche circa 35 miliardi. Cioè siamo morti, vedete le condizioni in cui viviamo, continuano a fallire e a chiudere imprese, aziende, continuano ad essere in difficoltà le famiglie e la risposta del governo è meno 35 miliardi. Cioè, qualcosa di veramente mai visto, mai visto. C'è stato poi una serie di comportamenti imbarazzanti, a dir poco, dei vari esponenti no euro che facevano parte del governo, che prima hanno visto assegnarsi soltanto cariche di fatto formali, perché essere presidente di commissione, Senato e Camera, bilancio, Senato e Camera, non comporta un incarico reale o perlomeno non un incarico importante come ventilava Salvini a gennaio 2017, per esempio. Io ero presente a quella conferenza a Milano, Salvini disse che il ministro dell'economia sarebbe stato Bagnai, non certo Tria, quindi il discorso è stato evidente, cioè gli hanno dato dei ruoli secondari. E leggere su Twitter che entrambi cominciano a essere in imbarazzo, l'unica cosa che dicono, per esempio Bagnai, non ho ancora visto i dati, quindi per me siamo ancora al 2,4 perché ancora non ho visto di come sia cambiata la manovra, non mi hanno neanche dato i fogli, insomma diventa grave. O Borghi che dice, avessi trattato io avrei fatto un'altra cosa, però insomma mi pare che siamo letteralmente allo sbando e purtroppo è esattamente la rotta che avevo tra virgolette profetizzato, perché mi ero limitato semplicemente ai fatti nel libro che poi presentiamo anche questa sera, nel senso che è oggettivo che l'austerità che è stata utilizzata in questi anni non poteva distruggere l'Europa. Non c'è mai stato il rischio che l'Europa si suicidasse per austerità. L'austerità era uno strumento che hanno dosato negli anni, era il mezzo per ottenere un fine. L'austerità doveva portarci qui, la risposta all'austerità doveva essere l'unione politica europea. Come? Sventolando la carota della riforma, della fine delle sofferenze economiche, della fine dell'austerità, in cambio della cessione definitiva delle varie sovranità nazionali. E questo, in maniera molto banale, è quanto ha dichiarato pubblicamente Weidmann un paio di mesi fa, due o tre mesi fa, poco prima che uscisse il libro, infatti sono riuscito a inserirlo, dove candidamente ha detto, Weidmann, sapete, no, sarà 99 su 100, successore di Draghi al governo della Banca Centrale, ha detto testualmente, noi siamo disponibili a modificare lo statuto di BCE e rendere BCE quella banca prestatrice limitata di ultima istanza che quindi potrà finanziare la spesa pubblica degli stati. Voi dovete semplicemente cedere tutta la sovranità residua. Punto. Questo era il discorso. E il governo è letteralmente incanalato verso questa direzione. Io vi dico la verità, oggi era chiaro, era chiarissimo purtroppo anche prima delle elezioni dove si stava andando, ma mi avessero detto nel 2012-2013 che 5 anni dopo avremmo avuto un governo Lega 5 Stelle che avrebbe fatto più austerità di Mario Monti, non ci avrei creduto. E invece eccoci qui. Mi permetto un attimo di aggiungere una cosa. Mi è capitato di vedere proprio un servizio di un telegiornale ieri, se non sbaglio, in cui intervistavano proprio Di Maio, appunto parlando di questo deficit che dal 2,4 è passato al 2,04. Lui, scusatemi il termine, proprio con la faccia come il culo, proprio diceva che è stata una mossa comunque studiata questa,
dicendo che è come una contrattazione quando vuoi comprare una macchina, che loro praticamente hanno sparato alto il deficit perché già sapevano che avrebbero comunque, la Commissione Europea avrebbe cercato di abbassarlo. Quindi cosa abbiamo fatto noi? L'abbiamo sparata alta, pensavamo addirittura che loro sparassero ancora più basso invece, e invece alla fine abbiamo ottenuto un 2,04, che è una grande vittoria questa. Cioè lui lo diceva così credamente alla telecamera davanti al telegiornale nazionale. Come, non so, come faccia la gente a credere a queste cose e farsi dire così proprio? Invece a quanto pare la gente continua a sostenere comunque, diciamo, un capo di partito, che alla fine fondamentalmente lui è il capo del partito dei 5 Stelle. Però, insomma, noi, ok, è vero, ha fatto bene anche Marco a dire che sono cose che anche scritto sul libro, ma sono cose che noi dicevamo già tempo fa, ma le abbiamo dette e ribadite. Abbiamo detto alla gente, guardate che questa cosa del voto utile, questa cosa del dover votare i più forti, il centrodestra, che andrà comunque a fare qualcosa di buono contro l'Europa, così, è una truffa. Ma in campagna elettorale dicevamo noi. Adesso la gente, qualcuno comincia a accorgersene adesso. E il problema è che comunque loro stanno cercando di essere ancora credibili, perché loro puntano comunque ad arrivare alle elezioni europee, alle nuove elezioni europee, e riuscire a mandare qualcuno là, come dicono loro, per combattere il sistema dall'interno. Noi continuiamo a dire che sarà comunque l'ennesima cazzata, perché così sarà. Al di là di questo, adesso però vorrei, diciamo, lasciare la parola a Filippo. Posso, prima della domanda Filippo, dire solo una cosa su questo, perché hai aperto un argomento interessante che deve... Credo che sia comunque... bisogna parlare. Sì, però. Sì, da definire subito. Il Parlamento europeo non può modificare i trattati. Quindi quando un ministro, un politico, qualunque soggetto ci dice votateci per il Parlamento europeo e noi cambieremo l'Europa, vi prende per i fondelli. Il Parlamento europeo non ha iniziativa legislativa. Il luogo dove si cambiano i trattati è il Consiglio europeo, cioè la presenza dei capi di Stato, che tra l'altro devono andare avanti all'unanimità, solo lì si possono cambiare i trattati. E c'è stato ieri questo incontro, e ieri hanno detto più Europa, e lotta contro chiunque osi dirci che vuole qualcosa di diverso, non vuole l'Unione Europea, cioè vogliono fare dei procedimenti, aprire dei procedimenti a tutti coloro che la pensano diversamente. Questi sono i fatti, c'era Conte. E quel documento può uscire soltanto se approvato all'unanimità dei capi di Stato presente, altrimenti non può uscire, quindi ci stanno prendendo per i fondelli, questo è un fatto. Volevo semplicemente aggiungere una cosa a quello che è un tema già appena affrontato da Luca, che è stato quello del voler di cambiare l'Europa dall'interno, che l'ha appena detto Salvini pochi giorni fa. Ecco, non più tardi di pochi mesi fa, Alberto Bagnai, attuale presidente della Commissione Bilancio del Senato, economista, insegna economia, io lo ritengo uno dei più importanti econometristi italiani in vita, da questo punto di vista, che ha dedicato la sua vita professionale, ultimamente anche politica, a spiegare le ragioni dell'uscita dall'euro. Bene, non più tardi di pochi mesi fa definiva dei polli, letteralmente dei polli, chi pensava di poter modificare l'Europa dall'interno. Quindi tradotto, lui pensa che il capo del suo partito, Matteo Salvini, sia un pollo. Questa è la conclusione logica alla quale bisogna assolutamente arrivare. Che poi anche pensare che in futuro, dopo le elezioni di maggio, vi sarà un vento sovranista anche all'interno del Parlamento europeo, non è necessariamente detto. Perché poi chi sono i sovranisti? Cioè, parliamoci chiaro, chi sono i sovranisti? Qualcuno diceva che anche il nuovo governo austriaco aveva tendenze sovraniste, è stato in prima fila a cercare di sviluppare, di far andare avanti la procedura di infrazione contro l'Italia. La stessa Ungheria di Orban, che da parte sua ha alcune questioni aperte con l'Europa, quindi forse ha adottato questa strategia, però da parte sua si è esposta contro l'Italia. Quindi chi sono poi alla fine questi sovranisti? Avranno la maggioranza? Se lui sarà proclamato come incendiario, come andare adesso in Europa, ed era lui che Bagnai sfotteva. Anche lui aveva espresso, diciamo, parole contro l'Italia, tutto tempo fa, comunque detto, ragazzi, fate i bravi e scoprite l'Europa. Sì, forse l'aveva fatto anche molto peggio, aveva fatto un referendum che poi una settimana dopo l'aveva totalmente disatteso, l'ha detto anche quella. Cioè la Grecia aveva chiesto di uscire dall'euro, appunto Tsipras, non pensava che il referendum passasse, invece è passato, però poi hanno deciso di non fare assolutamente
assolutamente nulla. Ma al di là di questo, quale vento sovranista soffierà in Europa? Gli ultimi sondaggi dicono che sì, sicuramente i gruppi di sedi sovranisti sono dati in aumento, ma non abbastanza da superare il duopolio Partito Popolare Europeo, Partito Socialista Europeo, che fino adesso ha retto le sorti dell'Unione Europea. Quindi al massimo potranno agire da pungolo, ma nulla di più, certo, non si andrà in alcun modo a modificare trattati, a modificare le linee guida dell'Unione Economica e Monetaria Europea. Avevi una domanda, dicevi? Ma insomma, sì, diciamo che era più o meno su questo argomento, però è anche la cosa che, diciamo, mi interessava, a cui tenevo che tu spiegassi, e la questione, diciamo, di questo terrorismo mediatico che fanno in primis chiaramente i telegiornali, i giornali eccetera eccetera, e poi proprio anche l'Europa, quando, diciamo, inizia quasi a minacciare, a usare le minacce proprio, a dire: se voi continuate così la vostra economia cadrà, la vostra economia fallirà, voi come lavoratori e italiani fallirete. Perché la gente comunque non riesce a capire che alla fine, cioè, non so neanche come dirlo, anzi spero che tu lo dica meglio, però perché la gente non si rende conto del fatto che l'economia è in mano alle persone, l'economia la porta avanti le persone, la porta avanti. Perché la gente crede ancora, appunto, che se veramente tu esci da questo sistema europeo, ti portano via la casa, ti portano via una stanza, ti portano via la macchina. Com'è che si può far capire alle persone questa cosa qua? In poche parole. In poche parole è difficile, perché d'altronde oggettivamente, questo va detto, non è un complotto, è più facile fare terrorismo mediatico che spiegare compiutamente i fatti. Esistono due tipologie di questioni che vengono in genere affrontate quando si parla di un'eventuale uscita dell'Italia dall'Unione Europea. Dalla moneta unica, poi il discorso europea è un altro paio di maniche. Principalmente sono due le cose che vengono dette: che chi ha un mutuo per la casa andrà a pagare, c'è qualche parlamentare che addirittura è arrivato a dire il 600%, quindi si sestuplicherà il mutuo della casa, e c'è addirittura che arriva a dire che pagheremo la benzina e la nafta a 3 euro al litro all'anno. Così queste cose sono quelle cose che poi toccano veramente le persone, e dove puntano appunto a fare questo terrorismo. Allora, partiamo dalla benzina, che è un po' la cartina di tornasole di tutta la faccenda. Qualcuno un po' più su d'età qui c'è, perdonatemi, io vi chiedo una cosa: nel 92 facevate un mutuo per fare benzina? Massimo, nel 92 facevi il mutuo per fare benzina? Paolo, cioè, no, prima di andare alla benzina dovevi andare in banca e dire scusa, dammi un mutuo. Quindi nel 92 è successa quella cosa che succederebbe all'Italia se abbandonasse la moneta unica. Ci fu una speculazione contro l'Italia, qualcuno forse si ricorderà, ci fu una speculazione contro la lira che perdette in pochi giorni il 20-30% del suo valore. Uno dice: bene, allora noi usciamo dall'Unione Europea, presumibilmente la lira, come vogliamo chiamare la moneta, c'è poco che diciamo se sono le fiori, no? Ma chi sarebbe tornare alla cara vecchia lira? Questa lira dovrebbe andare a calare in valore, data questa, numerosi studi dimostrano che almeno di circa il 20% dovrebbe andare a calare il valore della nostra moneta. Si produrrà quindi una svalutazione. E quindi uno pensa: ok, quindi la benzina, visto che è comunque un prodotto di importazione, andrò a pagare il 20% in più. In realtà non è assolutamente vero. Perché? Che il prezzo della benzina solo in minima parte dipende dal prezzo del barile. Perché poi sono... Allora, si estrae il barile del petrolio, viene pagato un certo prezzo in dollari, perché la valuta di riferimento del barile è il dollaro. Questo dollaro, per acquistare questi dollari, dovrò pagare delle lire, se la lira si svaluta dovrò usare più lire per comprare questo dollaro con il quale comprare il barile di petrolio, che poi dovrà essere trasportato in Italia, e questo costo non dipende dalla tua moneta, è un costo che prescinde veramente dal valore della tua moneta. Dovrà essere raffinato in Italia,
nonostante l'austerità, con qualche raffineria ancora ce l'abbiamo, quindi viene raffinato in Italia, deve essere distribuito in Italia. Va dato un compenso all'esercente della pompa di benzina, il 50% del prezzo della benzina, poi se non addirittura di più, va in tasse, che prescindono assolutamente dal valore della moneta. Ma tranquilli che ce la Gini toglie, ha detto. Sì, ha detto che li toglieva, poi in manovra sono assolutamente tutti spariti. Quindi fondamentalmente il prezzo del barile in sé, che è quello che andrebbe il barile, chiaro, se qualcuno di voi compra barili di petrolio tutti i giorni, io non ho mai conosciuto nessuno, sì, potrebbe avere un problema nel caso in cui la nostra moneta si svalutasse. Il prezzo del barile vale il 15% del prezzo della benzina o del gasolio alla pompa. Significa che noi soffriremmo il 15% della svalutazione della lira, quindi indubbiamente il prezzo della benzina andrebbe ad aumentare, sì, non possiamo dire il contrario, ma veramente di pochi centesimi dell'attuale euro al litro, non di più. L'altro discorso sul quale veramente si batte moltissimo, soprattutto anche ultimamente, è quello che vorrebbe legare lo spread ai mutui. Questo qua è uno dei più gettonati. Nel momento in cui non c'è alcun piano di uscita dalla moneta unica, allora diciamo, visto che non possono agire sulla questione del prezzo della benzina, puntano sul discorso dei mutui, dicono aumenta lo spread fra titoli di Stato italiano e titoli tedeschi e quindi aumenta i mutui. In realtà non esiste scientificamente, veramente, numeri alla mano, scientificamente dimostrata alcuna correlazione fra le due cose. Perché? Perché lo spread appunto è il differenziale di rendimento tra due titoli di Stato. Il mutuo, specialmente il mutuo a tasso variabile, perché sono al mutuo a tasso fisso al 2%, lo spread può anche andare a 2 milioni di punti, ma tu hai firmato un contratto con la banca che ti ha dato il mutuo al 2% e tu il 2% devi sempre pagare, se hai il tasso fisso. Se hai il tasso variabile, questo è indicizzato a un altro indice, che è l'Euribor, che è il prezzo, il tasso al quale il tasso di prestito della moneta interbancaria fra le banche dell'Unione Europea. Addirittura potrebbe veramente succedere, che in caso di un'ulteriore crisi dello spread, la Banca Centrale Europea avvii un'ulteriore politica di allentamento monetario, detta banalmente di stampa di moneta, questo potrebbe addirittura far calare l'indice Euribor. E questo cosa comporterebbe? Comporterebbe che il mutuo a tasso variabile non dovesse pagare meno. Quindi per assurdo c'è il rischio, tra virgolette, che ad un aumento dello spread addirittura il mutuo diminuisca, non come ha detto addirittura qualche parlamentare, che purtroppo non è perseguibile per falso, visto che era nell'esercizio delle sue funzioni, ha detto che i mutui potrebbero salire del 600%. Io sto scherzando, non mi ricordo il nome del parlamentare, ma è stato detto che i mutui potrebbero salire del 600%, cioè potrebbero veramente sestuplicare. La cosa non è assolutamente vera. C'è un'ulteriore questione sempre relativa allo spread, che vorrebbe legare lo spread alla tenuta dei conti pubblici italiani. Vale a dire, i conti pubblici italiani sono in difficoltà, o meglio, vengono dipinti in difficoltà e quindi lo spread aumenta. Anche qui siamo di fronte a una totale bufala. Vi faccio un esempio, guardate. L'economia è una scienza sociale, quindi non è una scienza matematica, fa più uso della matematica, ma principalmente fa uso della logica. Applichiamola dunque a questa logica. Cosa succede nel novembre del 2011? Il governo si appresta a varare l'ennesima manovra, vi è un'operazione speculativa dei mercati contro l'Italia e lo spread comincia a salire vertiginosamente fino ad arrivare a sfiorare 700 punti base. L'Unione Europea, con il contributo della nuova Presidenza della Repubblica Napolitana, attua il golpe, ormai si usa la parola golpe, mi sembra che non siamo più nell'ambito del complotto, ormai è messo tutto chiaro alla luce del sole, e Monti si sostituisce a Berlusconi. Bene, Monti vara le sue manovre, la cosiddetta salva Italia, vediamo la salva Italia, e la cosiddetta cresce Italia. Diciamo che ha fatto cadere un governo, quella questione dello spread. Sì. Con la questione dello spread hanno fatto cadere un governo che addirittura è andato a peggiorare i fondamentali dell'economia italiana. Sì, perché quello spread comunque nel periodo in cui c'era anche già Monti e dopo di lui comunque è salito ancora di più rispetto a No, è calato. Sì, durante il periodo di Monti è passato da circa quasi 700 punti base, è arrivato a 200 punti lo spread.
calato sensibilmente. È calato, però... Cosa è cambiato, fondamentalmente? Adesso certo. Cos'è successo con Monti? Il debito pubblico è aumentato, vertiginosamente, è stata la risalita più alta di tutti i governi recenti, quella durante il governo Monti. Il deficit non parliamo, né a Monti era concesso, ad altro evidentemente no. La disoccupazione giovanile era doppiata dal 20 al 40%, la disoccupazione standard è quasi raddoppiata anch'essa. Uno suppone i conti pubblici italiani sono andati addirittura peggiorando, lo spread in teoria deve andare a risalire, no? Invece è sceso vistosamente, è arrivato a 300, poi a 200 punti base. Cos'è successo a luglio del 2012, cioè meno di un anno dopo l'insediamento di Monti? È successo che il signor Mario Draghi, la Banca Centrale Europea, ha detto: ok, va bene, io comincio a stampare monete e comincio ad acquistare titoli di Stato. L'operatore, lo speculatore di mercato contro la Banca Centrale non può fare nulla. Può agire per 2, 3, 4, 5 giorni. Dopo 5 giorni lo speculatore non può stampare il denaro, la Banca Centrale può cominciare a stampare denaro. Se lo speculatore continua nella sua attività, perde tutto, ritorna anche la casa, le mutande, tutto. La Banca Centrale no, perché ha il diritto di stampare moneta. È successo appunto che Draghi ha varato quantitative easing, la stampa di moneta con la quale comprava titoli di Stato. I mercati si sono messi buoni, hanno detto: io a questo punto contro la Banca Centrale non posso più nulla. Le operazioni speculative contro l'Italia sono andate piano piano scemando e lo spread è calato. Perché è aumentato a giugno lo spread? A maggio e giugno è stato un aumento dello spread, una fiammata. È successo che quei giorni, guarda caso, mentre si formava il nuovo governo, che almeno all'inizio sembrava che l'Unione Europea probabilmente non gradisse eccessivamente, almeno all'inizio, inizialmente, è successo che la Banca Centrale Europea, non si è ancora chiarito bene il motivo, ha ridotto in parte gli acquisti dei titoli di Stato italiani. Ha ridotto gli acquisti dei titoli di Stato italiani e guarda caso lo spread ha cominciato a salire, poi ritorna ad acquistarli. Normalmente, come fa nell'ambito del programma, comunque sta andando a chiudersi di quantitative easing, e lo spread è ritornato a livelli che possiamo definire accettabili, io non ritrovo mai accettabili, che esiste uno spread utilizzato come metodo di riferimento per le politiche economiche, però è stata la Banca Centrale, non è stata la disciplina di bilancio, rigore, l'austerità, nulla di tutto questo, è stata la Banca Centrale, a dimostrazione che una Banca Centrale sovrana, tua, e tu gestisci a seconda delle tue esigenze di finanza pubblica, è essenziale averla. E non sarà mai la Banca Centrale Europea, perché come diceva Marco, si tratterebbe di cedere tutta la sovranità ad un soggetto che non fa i nostri interessi. Tra l'altro su questo un altro aspetto importante. Sulle riforme che hanno in mente ci dicono: cedete sovranità, noi vi diamo la Banca Centrale Prestatrice Limitata. Ok, bene. Ma che tipo di banca sarà? Guardate che l'indipendenza della Banca Centrale non è mai nominata. Questo vuol dire che qualsiasi Parlamento ci sarà, qualsiasi autorità avremo, non potrà dire alla Banca Centrale finanziami. Sarà la Banca Centrale a scegliere se finanziarti o meno. Quindi anche se virtualmente può farlo, è lei che comanda e in definitiva è lei che fa le leggi. Perché ogni intervento normativo ha bisogno di coperture. Ovviamente se le coperture le decide lui, le leggi non le scrivo io, le scrive lui. E questo è un aspetto su cui c'è il silenzio totale. Anche nella lettera di settembre in cui il governo italiano ha chiesto le riforme dei trattati secondo la linea purtroppo della creazione degli Stati Uniti d'Europa, c'è menzione di modificare la banca centrale e renderla prestatrice limitata, ma non c'è alcuna menzione circa il fatto di rendere questa banca dipendente dal Parlamento. E tra l'altro ricordiamoci che anche dal punto di vista puramente giuridico del stato attuale l'indipendenza della banca centrale è totalmente incostituzionale. Poi magari noi ci chiudono la sede a Bari così a casaccio e invece abbiamo una banca centrale indipendente malgrado l'articolo 47 della Costituzione dica che la Repubblica deve coordinare, disciplinare e controllare il credito. Se la banca centrale è indipendente io non controllo niente, lei che controlla me. Quindi l'assetto poi già attuale è illegittimo, quello futuro lo rimane altrettanto, la differenza è che fatti gli Stati Uniti d'Europa la nostra Costituzione va a farsi benedire. Ed era lì che si erano fermati nel 2007, attenzione, perché il giochino della Costituzione europea, che poi nel merito era il Trattato di Lisbona, cioè non niente di diverso, era legato al fatto che però tutte le Costituzioni nazionali venivano subordinate all'ordinamento europeo. Quindi una volta per tutte si chiudeva anche tutta quel filone giurisprudenziale che abbiamo noi e che ha la Germania, di supremazia dell'ordinamento interno quantomeno nei principi fondamentali, e questo andava a sfatare perché avevano paura in sostanza che al momento in cui operavano il passo finale
fossero le corti costituzionali nazionali a fermare il progetto. La nostra, poi, lo sapete, è stata oggetto di aspra battaglia politica e ormai la maggioranza che avevamo è saltata, ed è saltata, guarda caso, con un'azione politica che ha visto il 5 Stelle nella scorsa legislatura fare la stampella al PD, quando sono stati eletti due giudici nuovi, su tre, espressamente e dichiaratamente favorevoli al pareggio in bilancio dopo oltre 20 votazioni. E se io Parlamento devo decidere dei giuristi per mandare per la Corte Costituzionale, io scelgo i migliori giuristi, non ho bisogno di 20 votazioni. Se devo fare oltre 20 votazioni sto facendo una battaglia politica. E alla fine ho messo degli uomini che andavano in una certa direzione. Questo è stato fatto. Barbera e Prosperetti sono i due soggetti. Criticavano la sentenza che stabiliva l'illegittimità, quantomeno parziale, della normativa che vietava l'adeguamento delle pensioni. Questi sono i soggetti che hanno mandato lì. Sono quelli che ti dicono non posso garantirti un diritto fondamentale perché non ci sono i soldi. E all'atto pratico vi posso spiegare cosa vuol dire. Io ho fatto una causa su Genova per una disoccupata involontaria che non aveva i soldi per vivere. Ho provato a dire l'articolo 38 della Costituzione prevede assistenza in questi casi, mi devi assistere, mi devi dare vitto alloggio finché io non trovo un lavoro. Ho perso il primo grado, sapete perché? Il giudice ha scritto nero su bianco in sentenza che lo Stato non ha i soldi. E quindi a quel punto, finiti i soldi, non puoi erogare un diritto fondamentale. Questo significa avere il pareggio in bilancio. Cioè significa mettere i numeri prima della realtà. E in realtà noi siamo in grado di dare un tetto a questa signora? Cioè abbiamo la mano d'opera, la forza lavoro, già case pronte per dargli un tetto? Sì. Abbiamo gli alimenti? Sì. E allora qual è il problema? Perché non glieli diamo? Perché pensiamo che dandogli diventiamo tutti più poveri? Questo è l'incubo del contabile. Oggi noi siamo incondizionati in questo modo. Nel libro ho indicato addirittura una soluzione, se vogliamo, estrema, ma che sarebbe epocale per far comprendere la situazione. Oggi è impensabile ripartire aspettando che riparta il settore privato attraverso uno stimolo di spesa pubblica e poi riassorba la disoccupazione. Noi però ci guardiamo intorno e scopriamo che lo Stato è carente in tutto. Non abbiamo magistrati, non abbiamo medici, non abbiamo personale per sistemare le strade, per dare i servizi principali. Allora, perché non assumere tutti i disoccupati involontari nel pubblico domani mattina? Diventiamo più ricchi o più poveri? Qual è il problema di fondo? Se abbiamo persone che vanno a lavorare e che possono essere controllate, quindi non ci prendiamo la palla del pubblico inefficiente. È inefficiente se vuoi renderlo inefficiente perché tu hai il mandato di svenderlo ai privati. E allora l'hai fatto apposta non far funzionare i servizi. Il pubblico è in grado tranquillamente di funzionare, assumo, controllo, diventiamo più ricchi perché le nostre città sono migliori, perché risolviamo i problemi del territorio, perché ricostruiamo le città distrutte dai terremoti, gli stipendi finiscono nei consumi, entrano soldi nell'economia, riparte il settore privato riassume dal pubblico se vuole dei dipendenti ed è costretto ad alzare gli stipendi. Però qual è il problema? Che questo porterebbe magari l'inflazione al 6-7%, benissimo per noi, malissimo per chi commercia soltanto moneta, che troverebbe le sue posizioni, soprattutto di potere politico, evaporate, perché a quel punto perderebbe il capitale, sarebbe costretto a sporcarsi le mani nell'economia reale, cosa che non fanno più, probabilmente perché lo ritengono disdicevole, preferiscono lavorare, speculare, vedi prima citavi l'attacco alla lira degli anni 90, Soros, qualcuno che non so, un Gentiloni si permette di ricevere a Palazzo Chigi, è uno che se mette piede in Italia dovrebbe finire in galera direttamente, questo è il discorso. Molto bello appunto il passaggio della questione appunto su economia reale e speculazione, che alla fine è la direzione in cui stiamo andando. Adesso, senza fare del becerismo, comunque diciamo che la grande crisi del 29 che c'era stata, comunque in Italia è stata affrontata in questo modo, fondamentalmente con un governo, diciamo, veramente con le palle, non che si proclamava tale, invece poi non agiva, però alla fine fondamentalmente è anche stato copiato poi questa mossa, diciamo, che dei Stati stessi, nonostante poi comunque fossero stati proprio loro a dare il via alla crisi mondiale. E questo credo che sia fondamentale oggi, ritornare a questa economia, all'economia reale, a dare lavoro alle persone e a far girare l'economia, insomma, fra gli italiani, insomma. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, il primo dovere dello Stato dovrebbe essere quello di garantire anche l'occupazione. Però veramente è assolutamente il primo dovere di qualsiasi politica economica pubblica. E poi piena occupazione cosa significa? Non significa disoccupazione a zero, ok?
resistenze qui sulla disoccupazione, a meno che a voi non vi chiami tutti i mesi l'Istat per sapere se lavorate o non lavorate, chiaramente sono fatta campione, quindi questo 10% attuale, siamo attorno al 10 dispari per cento, è soggetto ad un errore statistico di più o meno 2%. Nel momento in cui in Italia fosse a disoccupazione 2-3%, significa zero disoccupazione, perché all'interno di questo 2-3% di disoccupati ci capita anche quello che sì, no, oppure quello che sarebbe disponibile a lavorare, ma ha altro per cui mantenersi, quindi sì, è disponibile, quindi tecnicamente è disoccupato, ma realmente non è disoccupato, ma comunque si mantiene autonomamente, perché è un'altra fonte di reddito, è sposato con un'ereditiera, non lo so, può fare in modo di non poter lavorare, però finisce nelle statistiche della disoccupazione, così come all'interno delle statistiche non ci finisce chi è veramente disoccupato. Può capitare, è un errore statistico chiaramente per approssimazione, quindi significherebbe quantomeno dimezzare l'attuale disoccupazione, tanto più che la riduzione della disoccupazione è non solo un effetto del ritorno allo sviluppo e del ritorno alla crescita, ma neanche una causa, vale a dire nel momento in cui tu riduci la disoccupazione, la tua economia ritorna a crescere. Uno degli ultimi studi parla di nel momento in cui tu riduci la disoccupazione di un punto, il PIL cresce di mezzo punto percentuale. Stesse identiche cifre per quanto riguarda salari e crescita del PIL. Nel momento in cui tu aumenti i salari del 1%, il PIL cresce dello 0,5%. Quindi tu riavvii un circuito economico positivo e virtuoso. Non è solo una questione di equità, è anche una questione veramente pragmatica, da un punto di vista pragmatico, utile a far ripartire un'economia che vive, utilizzo le parole non mie, ma della CGA di Mestre, l'associazione degli artigiani di Mestre, che nonostante sia in orbita PD fa sempre delle interessantissime analisi economiche. L'Italia è dal 99-2000 che vive in una, hanno usato queste stesse parole, stagnazione secolare. Però poi si dimenticano di dire che cosa è successo nel 2000, siamo entrati nella moneta, si dimenticano di dirlo, però almeno utilizzano queste parole e possiamo sposare a pieno, perché oggettivamente l'Italia dal 2000 ad oggi è cresciuta in media dello 0,5%, una crescita che non puoi definire crescita, è una stagnazione. Per quanto mi riguarda, al di sotto del 2% non è crescita, non è assolutamente crescita. Tra l'altro mi fa venire in mente anche un altro aspetto che non viene considerato, e qui mi riallaccio alla manovra del governo. Il reddito di cittadinanza non è inserito ancora, continuano a prometterlo, poi vedremo cosa faranno. Ma pensate che dal punto di vista pratico il reddito di cittadinanza è un suicidio anche all'interno delle regole europee, perché i sussidi, l'assistenzialismo non è PIL, cioè non è calcolato nel PIL. È un concetto che la formula del PIL uno potrebbe anche cambiarla, per carità, siamo nel virtuale. Però secondo le regole europee, se io pago 700 euro di reddito di cittadinanza a una persona, quello non conta nel PIL. Se pago invece uno stipendio da 700 euro, quello è PIL. I 700 euro poi vengono spesi nei consumi e il PIL ovviamente sale più di quanto hai speso per lo stipendio, che è quello che vi stavo dicendo prima. Quindi oltretutto, quei pochi provvedimenti che vogliono andare a fare sono peggiorativi anche all'interno delle regole europee. Il reddito di cittadinanza in realtà è un'idea che piaceva molto alla scuola austriaca, von Hayek, colui che parlava di questa possibilità soprattutto per evitare le rivolte, perché a un certo punto se ai cittadini gli do il sufficiente per vivere non mi rompono le scatole, non gli do troppo così si disinteressano della politica, vecchio concetto riportato anche nei rapporti della commissione trilaterale, e si va avanti via così. Tanto la commissione trilaterale, che è quell'associazione di categoria, per chi non lo sapesse, della finanza internazionale fondata da David Rockefeller, Kissinger e altri bei personaggi del genere, che si propone dagli anni 70 un obiettivo molto semplice: levare gli stati di torno perché sono un fastidio per il potere economico. Tra l'altro c'è un aneddoto anche interessante sulla vita di Rockefeller, di suo nonno in particolare, e si capisce anche perché a volte un'esperienza familiare ha degli effetti incredibili sulla storia, specialmente quando questa esperienza avviene a qualcuno che è così potente economicamente da incidere sulla politica. Beh, il nonno di Rockefeller aveva ed era proprietario di una compagnia che si chiamava Standard Oil, che nel Novecento era diventata così potente dal punto di vista economico da mettere in difficoltà gli stessi Stati Uniti d'America, perché gestiva tutto il settore petrolifero.
Però allora gli Stati Uniti d'America non erano ancora completamente sotto il controllo finanziario come oggi, e cosa fecero? Attraverso una manovra fatta con l'antitrust, quindi attraverso una sentenza, smembrarono la compagnia, la spezzettarono in 34 compagnie più piccole e risolsero il problema, per evitare che ci fosse un cartello, un peso politico eccessivo. Il nonno di Rockefeller si ritirò a vita privata, ricchissimo ma si ritirò a vita privata, il nipote, guarda caso, fonda poi negli anni 70 un'associazione che punta a far sì che questa cosa non si ripeta più, che gli stati non rompano più le scatole all'economia. E questo è il loro concetto, loro la chiamano liberale, economia liberale, società liberale. Draghi oggi ha fatto un intervento, dice che c'è il pericolo di regimi liberali. E liberale è apparentemente una bella parola, quindi noi la capiamo in un altro modo, generalmente. In realtà loro intendono tutt'altro, intendono una finanza, un'economia finanziaria che non può avere nessun tipo di ostacolo da parte della democrazia. E questo è di una gravità assoluta. Poi la trilateral purtroppo è estremamente presente oggi, perché prima si è citato il colpo di Stato del 2011, l'hanno visto tutti con colpo di Stato tranne la Procura della Repubblica di Roma, che continua a dormire sonni tranquilli, evidentemente. Vabbè. Comunque, risultato, Mario Monti, qual era il suo ruolo prima di diventare presidente del Consiglio italiano? Era presidente europeo della Commissione Trilaterale. Non solo. Colui che scrisse la famosa lettera 4 agosto 2011, ovvero il governatore della Banca Centrale Trichet, sostituì Monti, dopo la fine del suo incarico, alla presidenza europea della Commissione Trilaterale, a riprova della grande influenza. Ma non vi basta questo? Vi cito Mattarella, 2016. Mattarella invita al Quirinale gli esponenti della Commissione Trilaterale, tra cui c'era anche il rappresentante italiano Secchi, che ha avuto varie cene con Di Maio, tanto per essere chiari. L'invita al Quirinale e compie un gesto simbolico di una gravità straordinaria. In pratica annuncia la morte della Repubblica vera e propria, un inchino totale della Repubblica al potere economico, elogiando l'esistenza di fori sganciati da ogni ufficialità nei quali vengono prese quelle decisioni che poi influenzano i policymakers. L'ha detto in inglese sperando che qualcuno non se ne accorgesse, forse. Cioè lui dice che è giusto che le decisioni che riguardano noi vengano prese a porte chiuse dal potere economico e finanziario, sul presupposto che questi farebbero sempre l'interesse collettivo. Cioè, qualcosa di veramente allucinante, soprattutto se si considera che il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione. Un Presidente della Repubblica che dice una cosa del genere andrebbe messo in stato d'accusa domani, ma questa è una delle altre promesse che il governo si è rimangiato dopo 4 secondi netti. Io aspetto... Aspetto ancora di vedere il cadavere di Di Maio, non per male, non sto dicendo che voglio fargli del male, ma l'ha detto lui. Ha detto che se non avessero nazionalizzato autostrade, dovevano passare sul suo cadavere. Autostrade non hanno nazionalizzate, Di Maio se ne frega e andiamo avanti così. E Genova, da dove vengo, oltretutto si ritrova con questo ponte lasciato a se stesso, a distanza di mesi, non è iniziato nulla, si parla forse di marzo, intanto andiamo avanti così. Cioè noi non siamo più uno Stato, sotto tutti i punti di vista, non siamo in grado di fare nessun intervento, non è che a Genova mancano le persone in grado di poter intervenire su queste opere, iniziare demolizioni o altro. Semplicemente il solito discorso, non ci sono i soldi, non interveniamo, alla fine lasciamo tutto al privato, a cui abbiamo già regalato anni e anni di guadagno in un settore, oltretutto in monopolio, quindi una cosa folle dove potevamo tenere noi i soldi, oppure perlomeno far pagare meno le autostrade, invece che far sparire la nostra liquidità e farla andare oltretutto fuori dal paese. Sì, perché anche la gara d'appalto comunque per la costruzione del ponte, e tra l'altro che c'è anche Pizzarotti in mezzo di Parma, però addirittura anche i cinesi sono messi in mezzo adesso con un progetto loro. Bucci è andato a cercarli, cioè vedete come siamo ridotti, c'è uno Stato che deve ricostruire un ponte, che è fondamentale dal punto di vista infrastrutturale nella zona, deve andare in Cina a chiedere se qualcuno è capace a costruirlo, ma come ci siamo ridotti? Come ci siamo ridotti? Come siamo ridotti? No, adesso venendo prettamente alla questione del libro, se ci puoi dire insomma due parole, intanto quando ti è venuta questa idea di scriverlo, quando hai iniziato a scriverlo e quando ci hai messo a scriverlo anche. Ci ho messo poco perché sennò io mi sgridava, c'era necessità di uscire rapidamente anche perché era estremamente attuale, ho anticipato di qualche mese tutto quello che abbiamo visto, insomma. E il libro voleva essere il monito, cercare di dare attenzione alla rotta che hanno intrapreso
che purtroppo è quella che ci porta verso gli Stati Uniti d'Europa, perché non c'è differenza tra il nostro programma, tra quello francese e addirittura tra quello tedesco. Il programma tedesco è quello in particolare che ho focalizzato, perché spesso si sente dire gli Stati Uniti d'Europa non ci saranno perché la Germania ci dirà di no. Beh, in realtà la Germania ci dirà di sì, perché il programma tedesco della larga coalizione prevede una ripartenza europea con l'arrivo all'unione politica. L'unica cosa che chiedeva la Germania era che l'Italia ripristinasse, secondo il loro modo di vedere, i conti pubblici. Cioè quello che chiedevano, che il rapporto debito-PIL italiano tornasse a rispettare il parametro del 60%. Ovviamente a rate, lateralmente, in un periodo magari in stile fiscal compact, ventennale, eccetera. Purtroppo il governo italiano, sempre nella famosa letterina del settembre 2017, ha fatto questa proposta a tutti quanti, l'ha messa nero su bianco il sovranista Paolo Savona. Per la cronaca, il piano B, io l'ho scritto, ho scritto alcune slide giuridiche, si chiamava piano B perché il piano A erano gli Stati Uniti d'Europa, chiaro? E io mi arrabbiai parecchio, fu la prima volta che litigai con Antonio Maria Rinaldi, tanto per essere chiari. Allora, ma vediamo la propostina di Savona. Ve la leggo perché questa merita, se la mosca mi lascia in pace, riusciamo a pescarla. Allora, vi dicevo, il punto è, ci diranno di no, perché noi, insomma, debito alto, eccetera, eccetera. Allora l'Italia propone come risolvere il problema. Se i timori dei paesi membri creditori, che ostacolano la definizione di una politica fiscale, fossero dovuti al rischio temuto da alcuni paesi, appunto la Germania, di doversi accollare il debito altrui, esistono le soluzioni tecniche per garantire che ciò non avvenga. Si tratta di attivarle in pratica effettuando scelte politiche, come quella di concordare un piano di rimborsi a lunghissima scadenza, a tassi ufficiali praticati, fornendo una garanzia del BCE fino al rientro del parametro del 60%. E qui viene il bello. In contropartita, quindi a questa rateizzazione, garanzia BCE, in contropartita di un'ipoteca sul gettito fiscale futuro di proprietà pubbliche, in caso di mancato rimborso di una o più rate. Cioè questo vuole dare i nostri beni pubblici a garanzia della riduzione del debito pubblico. Questi sono i sovranisti. Cioè, ha fatto la proposta alla Germania, ci diranno di no, l'hanno chiesto loro, noi glielo offriamo, ci diranno di sì. L'unica speranza è davvero al limite la Corte Costituzionale tedesca, punto su cui sperava ancora anche Luciano Barracaracciolo, ma purtroppo anche lì la Corte Costituzionale non è immune da effetti politici. Quindi può essere arrivato il momento in cui la Corte Costituzionale non riuscirà a fermarli. E questo è il quadro. Stessa posizione in Francia. Macron, nel discorso alla Sorbona del 2017, parlava addirittura di sovranismo europeo. Si metteva a parlare come i sovranisti, sempre in chiave ovviamente europea. Aggiungeva, fino ad oggi siamo andati avanti come despoti illuminati, lo ha detto testualmente, senza il consenso popolare. Da ora in poi vogliamo muoverci con il consenso popolare. Ma questo perché? Perché l'ultimo passaggio, il più delicato, quello che liquida le costituzioni, è impossibile se non c'è una volontà politica di un certo tipo, perché serve appunto la famosa unanimità, anche se Schulz in verità aveva ventilato l'ipotesi di fare gli Stati Uniti d'Europa con chi ci sta, buttando fuori gli altri. Potrebbe funzionare perché gli altri sarebbero in condizioni di ricatto economico e quindi spinti ad andare verso quella direzione. Ma al di là di questo, la linea presa è chiarissima, no? Uso l'austerità, la carota della sua fine, cedo sovranità e lo faccio col consenso, che è un po' l'operazione greca, solo che in Grecia è andata male. Tsipras mai più pensava che vincessero i no all'austerità, a banche chiuse, senza possibilità di toccare i risparmi, cioè pensava che la gente fosse spaventatissima. E invece è cambiato, invece i greci avevano resistito, ma lui ha tradito la volontà popolare. Questo era un po' il senso anche del referendum 5 Stelle, diciamocelo. Cioè, perché io, dopo Bruxelles, quando parlai con Di Maio su questi temi, dopo la conferenza che mi fecero fare al Parlamento Europeo, quando allora parlavano dell'euro incubo, euro crimine, eccetera, eccetera, volli parlarci soprattutto perché volevo contestargli la questione referendum. Cioè, tu fai la campagna elettorale, prendi il consenso per l'exit, spiegando tutto bene, cioè quando vai in televisione lo dici perché devi uscire dall'euro, non parli di errore, di sbagli, spieghi che è una scelta politica criminale volta a strapparci sovranità nazionale. Abbiamo tutte le dichiarazioni confessorie di questo mondo, Monti e compagnia bella, cioè non puoi
non farlo capire alla gente, basta che glielo dici. Chiaro che se gli parli di casta, cricca e corruzione non capiscono ovviamente nulla del problema, ma quelle sono scelte di nuovo che fanno loro a livello politico. Quindi discutei con Di Maio e gli dissi: voi dovete parlare di questo in campagna elettorale, prendere il consenso per l'esito, uscire. Se fai il referendum, oltretutto consultivo, impieghi 6-9 mesi, nel frattempo cosa stai? 6-9 mesi con gli sportelli bancari chiusi, fammi capire. Cioè la banca centrale reagisce immediatamente, ti chiude i rubinetti e tu non hai soldi subito, non tra 3 mesi, subito, perché lo Stato non ha liquidità, non abbiamo più nemmeno lo scoperto di conto. Cioè una volta avevamo il 15% di scoperto di conto a Banca Italia, se sforavamo per qualche ragione i soldi erano pronti lì, creati dal nulla, pronti in qualsiasi momento per garantire le emergenze. Ora non abbiamo più nulla di tutto questo, quindi tu sei spacciato, ma subito, trimestre al massimo, e poi sei fuori. Ebbene, lui riuscì soltanto a ripetere come un mantra che sì, era d'accordo, mi disse l'euro è un crimine, attenzione, quello che oggi diceva tutto bene, disse che l'euro è un crimine, che è d'accordo sull'uscita, lui voterebbe per uscire, ma dobbiamo far decidere il popolo, mica possiamo farlo noi così. E insomma, il consenso del popolo lo prendi in campagna elettorale, perché ti vuoi suicidare dopo? È un fatto tecnico, questo non è un fatto politico, tu porti il paese allo sfascio, e abbiamo litigato subito. Tra l'altro percependo chiaramente che non era in buona fede, perché lui non faceva un ragionamento tecnico, lui faceva un ragionamento strettamente legato a quello che raccontava a tutti gli altri. Solo che è abituato a parlare con gente che già allora lo adorava, lo idolatrava, io ero andato a criticarlo e quindi chiaramente è finita un po' come è finita. Questo è. Il libro poi, così chiudo anche un po' il discorso, fa anche un ragionamento di carattere storico, cioè ho ripreso, oltre un minimo di ricostruzione dell'ideologia liberista, perché dobbiamo ricordarci poi qual è la matrice del problema, no? La matrice del problema è l'ideologia, il liberismo. Perché la Lega non mi ha mai dato fiducia neanche quando era passata a posizioni no euro? Perché è un partito liberista. E invece quello che dobbiamo fare, soprattutto nella fase di transizione euro-lira, è un massiccio intervento dello Stato in economia. Poi negli anni successivi lo Stato potrà un po' ridurre, pur mantenendo il controllo dei settori essenziali, la disciplina e il coordinamento generale del settore economico, ma chiaramente il primo intervento è massiccio e deve essere fatto dallo Stato. Un partito spiccatamente antistato non sarà mai idoneo a poter fare queste politiche e quindi assolutamente non adatto. E sono arrivato poi a raccontare dove è iniziato il problema alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché le due guerre mondiali, è stato accennato prima, furono causate dal liberismo. Oggi si cerca di raccontare il contrario, di dire che è l'autarchia. No, il massimo livello di scambi commerciali si è avuto in epoca post-rivoluzione industriale, prima della prima guerra mondiale. Eppure i popoli si sono massacrati lo stesso. In realtà si sono massacrati per quello, perché iniziavano politiche di contrasto, competizione, quindi conflitto, sulle esportazioni. E questo determinava necessariamente attrito tra gli stati. Quindi non solidarietà e cooperazione, ma guerra. In questo contesto abbiamo fatto le due guerre, nazismo e fascismo furono la risposta alle politiche liberiste, in forma dittatoriale, e siamo tutti d'accordo che è sbagliato, ma tant'è, erano la risposta, hanno perso la guerra, il liberismo vince, Keynes tenta comunque a Bretton Woods di intervenire e di concepire per il futuro un modello che possa dare la pace. E allora qual era il suo modello? Lui allora credeva, e aveva ragione in questo, oggi purtroppo non lo puoi più fare, cioè oggi il passaggio euro-lira, ritorno alla sovranità, deve essere repentino e poi dritti per la nostra strada. Allora dice, facciamolo gradualmente, creiamo un sistema che lentamente faccia capire a questi idioti che non possono continuare a scannarsi sulle esportazioni. I consumatori sono i tuoi cittadini, tu devi produrre quello che serve ai tuoi cittadini, basta, non devi andare oltre questo, non serve. Devono circolare, diceva Keynes, le materie prime, deve circolare la tecnologia, possono circolare le persone per turismo, vacanze e quant'altro, non deve circolare assolutamente il capitale. Pensate che Keynes era partito come liberista, è arrivato alla fine a capire che il capitale deve avere confini nazionali, quindi il capitale non deve uscire da una nazione, e propone un modello che gradualmente avrebbe educato gli stati a delle politiche di questo tipo. Allora dice, cosa facciamo? Sanzioniamo i paesi che esportano troppo, li sanzioniamo, in modo che il paese che vive sulle esportazioni capisca che non conviene ed è costretto a quel punto a passare al suo, a guardare in casa sua, a passare ai suoi cittadini, a rendere loro i propri consumatori nei limiti del benessere di uno Stato, quindi senza neanche incidere poi sul mondo reale, dove le risorse reali, al contrario del denaro, sono limitate e quindi non è tanto sano proseguire con una politica
di questo tipo di consumismo che ci porta comunque alla catastrofe ambientale. Quindi Keynes voleva fare questo, contemporaneamente i paesi che invece importavano troppo avevano facoltà, entro certi limiti o obbligo, oltre altri, di svalutare la moneta. In questo contesto, negli anni, oggi, avremo un'economia assolutamente regolata, salda, di sviluppo dei singoli stati, di passaggio di merci soltanto di quelle indispensabili e delle materie prime, senza nessun tipo di competizione internazionale. Oggi, al contrario, ci chiedono gli Stati Uniti d'Europa, parole di nuovo di Mattarella, perché lui vuole sconfiggere Russia e Cina, ma l'ha detto testuale, vuol vincere la battaglia. Ma cioè, ci rendiamo conto che a quel punto la creazione degli Stati Uniti d'Europa è in un'ottica imperialista, volta a sconfiggere un nemico che, se tu lo metti in difficoltà, ti spara, non è che si fa schiacciare. Per cui si parte, come sempre, dall'economia, come abbiamo fatto il secolo scorso, per rischiare di arrivare alla guerra. Purtroppo a Bretton Woods, Keynes uscì sconfitto. Perché? Perché gli americani, che avevano vinto la guerra, vollero un modello che fosse adatto alle proprie multinazionali, che nel frattempo erano sempre più forti nel paese, in modo che queste multinazionali potessero aggredire tutto il resto del globo. E quindi si scelse di far nascere quei simpatici organismi internazionali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, che Keynes criticò aspramente ancora prima di morire. Parlò delle tre fatine cattive che avrebbero poi messo in ginocchio il mondo, e questo è quello che è stato. Quindi ho cercato anche di dare questa spiegazione storica per far capire che poi i fatti attuali sono strettamente correlati al passato e ci raccontano balle quando ci dicono che la pace sia soltanto con queste politiche. In realtà è vero al contrario, l'abbiamo già visto, il modello liberista ha già fallito, ha già ucciso, ha già distrutto la nostra società, ora di nuovo ci stiamo cadendo dentro. E se finiamo di nuovo in guerra, forse non avremo un'altra chance. Non mi resta che ringraziare Marco, ringraziare anche Filippo per questa bella conferenza. E ovviamente l'hai allestito il banchetto in cui potete comprare il libro La morte della Repubblica. Ribadiamo che per chi ne volesse altre coppie deve andare fino a Bari, dove sono in... Sono rimasti. Niente, vi auguro buona serata e vi ringrazio ancora della...